Questo incontro del Rotary è dedicato all'economia, c'è anche un intervento da parte del sindacato che è rappresentato da te, Fabio. Economia per questo territorio in positivo o in negativo? Ci vuole entusiasmo perché adesso arrivano le opportunità, arrivano i soldi. Quindi quello che riusciremo a spendere dipenderà necessariamente dalle nostre capacità. Ad oggi continuiamo a restituire oltre 1 miliardo di euro ogni 7 anni alla Comunità Europea per mancata spesa e mancata progettazione. Questi luoghi possono essere uno stimolo per nuove idee, per muovere opinioni. La cosa importante è che le istituzioni si aprono a tutto il mondo sociale, nel senso bisogna che sia a livello regionale che comunale si costituisca un partenariato dove ci sono dentro le organizzazioni sindacali, ma anche aperto agli ordini professionali e alle associazioni culturali come il Rotary, perché no? Quindi dobbiamo dire che bisogna fare sinergia, perché sento parlare sempre di sinergie, sento parlare sempre di rete e della possibilità di mettere insieme tutte le professionalità. Bisogna dimostrare, allora, il fatto che si debba stare insieme è necessario, perché ognuno di noi può essere attrattore di uno spicchio di investimento. Ce n'è per tutti e quindi è l'occasione per rivoltare quella che è l'economia del nostro territorio, quindi stare insieme è una cosa indispensabile. Poi ci vuole però un'azione anche di rinnovamento, perché le figure strategiche per spendere le risorse europee stanno nelle pubbliche amministrazioni, stanno negli enti locali, nelle regioni, nei comuni. Lì bisogna, adesso che ci sono le risorse anche per quello, fare i concorsi e far entrare con dei criteri oggettivi gente capace, nuovi professionisti che invertano la rotta nella progettazione e nella spesa dei fondi europei. Nella nostra terra c'è una crisi profonda di lavoro. E questa è un'occasione per creare impresa, e ci sono imprenditori in queste discussioni, per creare quindi occupazione e per creare benessere. Adesso dipende soltanto da noi la qualità della vita dei calabresi, dalle nostre capacità.